Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Eccoci, bentornati, ultima parte di Non solo Roma, ancora in diretta qui sul canale 14 del Digitale Terrestre. Sempre più vicini a Natale 2023 e con il Natale 2023 si dà via alla tradizionale corsa ai regali. E se è normale in un certo senso trovare sotto l'albero oggetti per la casa, abbigliamento, oggetti anche per la cura della persona, non è poi così inusuale regalare ad esempio un cucciolo. Questo succede spesso nelle famiglie dove ci sono chiaramente dei bambini. Ma quello che vogliamo chiederci oggi in questi ultimi 10 minuti di Non solo Roma è se sia sempre una buona idea. Pensate che la maggior parte di questi cuccioli che vengono adottati una volta finita l'euforia delle feste non hanno poi il futuro che meriterebbero. Molti vengono riportati nei canili, vengono abbandonati per strada, un gesto davvero ignobile. Insomma, bisogna chiedersi, è davvero una buona idea regalare un cucciolo a Natale soprattutto ai bambini? Bisogna sempre più diffondere la cosiddetta adozione responsabile. Chiaramente un argomento come questo non potevamo non trattarlo con OIVA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, che sono da sempre insomma vicini a temi come il rispetto appunto degli animali, e sono stati già diverse volte nostri ospiti. In particolar modo dal mio benvenuto come sempre a Claudia Taccani, responsabile dell'ufficio legale OIPA e portavoce del presidente. Buongiorno Claudia e ben trovata ancora qui a Non solo Roma. Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Ciao. Ti ringrazio. Ringrazio per la tua presenza consueta in questo spazio. Allora, devo dire, un tema molto delicato, quindi non ti ripeto, non potevo non trattarlo con OIPA e soprattutto con te. Non è così strano, no? Promettere magari ai bambini un cucciolo per Natale, quindi scartare il pacco e trovare appunto un cucciolo di cane oppure di gatto. Però ti faccio appunto la domanda con cui sono partita a fare questo ragionamento. È sempre una buona idea? Assolutamente no, quindi vi ringraziamo per questo spazio, perché noi ogni anno lanciamo il messaggio che gli animali non sono delle cose, quindi non va bene regalare un cucciolo o comunque un animale a Natale, sia un bambino che un'altra persona, ma perché questo vuol dire dare una responsabilità a qualcuno che ancora magari non ha ben chiare le idee di che cosa vuol dire avere un animale da compagnia. Quindi assolutamente OIPA sostiene che un cucciolo o comunque un cane, un gatto regalato a Natale può diventare un randaggio a Ferragosto. La nostra, sì, appunto, a gran voce chiediamo in alcun modo di non fare questo, piuttosto regaliamo un bellissimo peluche e piuttosto magari regaliamo al nostro figlio, perché no, una bellissima attività insieme a noi di volontariato, quindi che ne so, andare sabato pomeriggio a far passeggiare i cani in canile. Io stessa sono una volontaria e ho riscontrato che ci sono dei genitori che portano con sé i propri figli e appunto fanno insieme magari scorazzare i cani in cerca di una famiglia, che poi magari qualcuno può anche essere adottato. Quindi è un percorso che sicuramente va fatto col cuore, ma non di pancia. Ecco, e quando si parla infatti di adozione responsabile, Claudia, ci sono tanti aspetti da considerare, no? È vero, aspetti che il più delle volte vengono in un certo senso minimizzati, no? Cioè non si tiene molto conto. Ad esempio lo stile di vita dei proprietari, una cosa di cui non si parla spesso, ma in realtà è fondamentale, è alla base forse, no? Certo, assolutamente è basilare, perché noi diciamo sempre che adottare un animale è un matrimonio, che dobbiamo far cercare di durare, anzi dobbiamo farlo durare tutta la vita, a differenza del matrimonio che in realtà può anche finire con la separazione. Però questo per far capire che sono comunque delle decisioni veramente che vanno prese, vanno ponderate, perché dall'altra parte abbiamo un essere senziente. Come hai detto giustamente Elisa, ci sono comunque degli stili di vita che vanno rispettati, ma sia della persona che anche del quattro zampe, e quindi veramente magari andare a regalare un animale è un po', passami il termine, una violenza, imporre comunque qualcosa. Mettiamo che abbiamo un partner che ama viaggiare o per lavoro deve comunque viaggiare spesso, magari nella sua testa non ha minimamente intenzione di adottare un cane o un gatto, perché comunque magari non ha la possibilità di poter appunto accudirlo, star con lui, vivere insieme, perché poi insomma è bello comunque viverci il nostro animale, se posso appunto esprimerlo in maniera, diciamo, col cuore, visto che anch'io ho adottato un cane. E qui
quindi insomma è importante anche i nostri stessi volontari, quando comunque aiutano nel percorso di adozione, valutano esattamente qual è lo stile di vita del potenziale adottante, proprio per trovare comunque una convivenza idonea e quindi magari un cane o un gatto che siano adatti per quella determinata persona. Ecco, un altro aspetto che io non avevo mai minimamente considerato, ma che mi ha un po' scioccato, no, tra virgolette, Claudia, è quello purtroppo del traffico illegale di cuccioli, no? Mi sembra di aver capito che si intensifica proprio in questo periodo, perché le persone che trafficano illegalmente gli animali sanno perfettamente che è uno dei regali gettonati per Natale, e quindi cosa succede? È pericolosissimo, è vero? Sì, guarda, hai colpito il centro, nel senso che assolutamente il traffico illecito di animali da compagnia, che tra l'altro è un reato punito in maniera molto grave, è un problema sia per il benessere degli animali sia per la tutela del cosiddetto consumatore, passatemi il termine, comunque l'acquirente, perché comunque viene truffato. E come hai detto giustamente, nel periodo natalizio purtroppo c'è un'intensificazione di questo fenomeno perché ci sono le richieste. Allora noi siamo qui veramente non per risultare pesanti, ma per lanciare l'allarme: non cadete nel tranello. Quando vi imbattete su un sito internet, una pagina Facebook, dove vengono comunque pubblicate delle foto strappalacrime, perché talvolta ci sono dei cuccioli che sono meravigliosi, non fatevi prendere, diciamo, non ragionate di pancia, ma state attenti, perché molto spesso, andando magari a rispondere a un'inserzione di questo tipo, a parte che comprare è una cosa tristissima, ma comunque rispondere a un'inserzione di questo tipo fomenta comunque questo tipo di commercio. Quindi molti animali, la maggior parte, sono importati da paesi lontani, dall'est soprattutto, perché c'è comunque prevalentemente questo fenomeno, quindi può essere Ungheria o quant'altro, e gli animali sono sottoposti a viaggi infernali. Spesso arrivano morti, ve lo possiamo dire veramente perché siamo testimoni diretti, oppure magari arrivano malati, poi vengono venduti a prezzi stellari, e l'acquirente poi si trova, tra l'altro, molto spesso il cucciolo che arriva con dei problemi gravi di salute o anche soltanto comportamentali, perché anche quello è un altro problema che non si vede subito, ma poi si paga nel corso degli anni. E come giustamente hai detto tu, Elisa, poi c'è il rischio magari che la persona non si trovi bene, è come se fosse un paio di scarpe e lo voglia riportare indietro, cosa che va assolutamente evitata. Assolutamente sbagliati, ma a livello morale, passami il termine, Claudia, molto 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 brutto. Tra le altre cose, ho letto mi sono un po' informata su questo punto. So che questi cani, che vengono fatti passare come prestigiosissimi, vengono fatti partorire in condizioni veramente ignobili, e questi cuccioli vengono strappati alla mamma ancor prima che sia il tempo adeguato, ovviamente, e questo è brutto, no? Per non usare altri termini, chiaramente. Certo, no, guarda, ti ringrazio per averlo sottolineato, perché spesso si parla appunto della tratta dei cuccioli, però poi non ci si immagina effettivamente le cosiddette fattrici, come vengono trattate. Esatto. Come detto, comunque sono veramente delle macchine da riproduzione, quindi questo è uno sfruttamento su sfruttamento, è una catena veramente di illeciti che vengono puniti in maniera molto grave dal legislatore, perché talvolta si parla addirittura di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di animali, insieme a maltrattamento o anche uccisione. Ecco, perché c'è anche la legge, poi noi ce lo dimentichiamo, ma c'è comunque la normativa dietro, quindi attenzione. Allora, per chiudere dunque, Claudia, adottiamo ma in maniera responsabile, magari possibilmente al canile. Sì, assolutamente, noi vi invitiamo ad andare veramente nei canili, perché no, anche fare volontariato, che poi vi innamorate, a me è successo così, eppure affidatevi ad associazioni serie. Noi di OIP abbiamo tantissimi cerca famiglia e possiamo veramente accompagnarvi in questo fantastico percorso. Bene, che non sia però soltanto un regalo di Natale che poi va scemando, tra virgolette, una volta passata, ecco, appunto, l'aria di festa, no? Adottare sempre magari un criterio veramente con responsabilità. Ti ringrazio, Claudia, è stato un piacere. Allora, buone feste, noi sicuramente ci risentiremo per parlare ancora dei nostri amici a quattro zampe. Grazie, buone feste a tutti voi da OIP. Ciao Elisa. A presto, Claudia. Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani.